Buongiorno a tutti, conferenza stampa della vigilia della gara Roma-Lecce. Mister Marco Baroni è a vostra disposizione. C'è la prima domanda di Elio Donno del Corriere dello Sport. Buongiorno mister. Buongiorno. Inter e Napoli, un Lecce senza complessi. Domani c'è la Roma all'Olimpico, uno scenario di grande spettacolo anche. Pensate di poter ripetere le stesse prestazioni, lo stesso stato d'animo? La seconda domanda è, ce l'ha estorta lei dicendo la settimana scorsa, forse Udidi è quasi pronto, è già pronto? Potrebbe essere per un campione come lui lo scenario del colpo ideato dell'Olimpico per farlo esordire? Allora, è chiaro che andare a Roma è una partita meravigliosa, bellissima, che tutti vorrebbero giocare, è un palcoscenico straordinario. Poi tra l'altro ho letto che abbiamo un seguito incredibile dei nostri tifosi, quindi ci sono tutte le motivazioni, no, che si possono pensare di avere e di mettere dentro. È chiaro che c'è anche la grande difficoltà di giocare contro una squadra forte, fortissima, che ha grande struttura, ha qualità, è una squadra anche forse ferita, no? E quindi sappiamo che dobbiamo intanto assolutamente fare una bella figura, perché questo è quello che vogliamo fare, mettere in grande difficoltà questa squadra. Lo possiamo fare solo attraverso una partita di coraggio, di attenzione, di determinazione, dove non si può sbagliare niente, ma ecco, l'atteggiamento deve essere questo, non un atteggiamento rinunciatario, ma un atteggiamento appunto di chi vuole misurarsi con questi grandi campioni. Per quanto riguarda Samuel, come vi ho detto l'altra settimana, sì, sta bene. In questo momento lì ho più titolari e farò delle scelte. È chiaro che per il tipo di partita, per quello che ha anche in questo momento la voglia Samuel di dimostrare, potrebbe essere l'appuntamento giusto. Stefania Congedo, Telenorba. Buongiorno mister. Buongiorno. La partita con la Cremonese ha evidenziato un fatto che potrebbe diventare anche come devo dire, una lettura da parte di altre squadre, cioè bloccate le corsie, bloccato Hjulmand, si è generato praticamente un cortocircuito nell'alimentazione del gioco della squadra. Se tutte le squadre facessero così da ora in poi, cioè bloccando questo flusso di gioco, potrebbe rappresentare un problema, visto che lei difficilmente poi rinuncia a questo, in questa impostazione? Guarda, io non è che vado controcorrente, perché è chiaro che ognuno è giusto che faccia le sue analisi. Io non credo che intanto nelle ultime partite abbiamo sempre giocato contro squadre che adottavano un 3-4-1-2, quindi Hjulmand era sempre marcato. Questo non è vincolante. Sugli esterni ci sono state delle marcature, come ho già detto, molto attente. E veementi, perché comunque sapevamo che era una squadra che rompeva molto il gioco, che calciava tantissimo, quindi questo calciare tanto ci allungava molto, ci portava sempre dietro a dover poi ripartire da una palla lontana dall'area. E io credo che invece sento tanti miei colleghi di squadre anche importanti, no, che dicono oggi ci è mancata un po' di qualità, abbiamo sbagliato tecnicamente alcune cose. Ecco, io rimango ancora dell'avviso, come ho detto, che è stato all'interno di questo, perché i pochi tiri in porta sono dovuti al fatto che abbiamo spesso sbagliato la rifinitura, abbiamo sbagliato l'ultimo passaggio. Noi anche l'azione del rigore è un'azione che ripetiamo anche poco prima, dove Gendry può entrare in area, invece crossa, per dire, ecco la scelta sbagliata.
Le occasioni della Cremonese sono venute quasi tutte da transizione, da palla persa nostra, e anche lì ci sono stati degli errori tecnici. Quindi è una gara dove ci ha messo davanti, appunto, ancora per me, come ho detto ai ragazzi, è una situazione di crescita, che quando incappi in una giornata dove alcune giocate, alcune situazioni più tecniche non sono dalla tua parte, non hai la lucidità sia fisica che mentale per trovarle, devi cambiare volto, devi fare un tipo di partita, magari anche noi calciare qualche volta, andare sulla seconda palla, essere più aggressivi, e questo ci servirà di lezione sicuramente. Antonio De Giorgi, Telerama e Nuovo Quotidiano di Puglia. Buongiorno mister, appena Buongiorno. Parlato dello sviluppo della manovra offensiva, in cosa deve migliorare Banda? E poi la seconda domanda è se ha qualche dubbio a centrocampo. Ma in questo momento il nostro centrocampo è fatto di giovani che devono crescere, stanno facendo secondo me bene. Come vorrei spendere anche una parola per Lorenzo, ad esempio Colombo, perché è chiaro che giustamente si va sempre a vedere, però sicuramente non è stata la partita migliore dove è stato messo dai suoi compagni nelle condizioni migliori per far bene. E la stessa cosa è di Banda, cioè noi, state attenti, io non voglio ritornare su questo argomento perché poi sembra che un allenatore voglia cercare degli alibi, no, ma noi abbiamo degli esordienti, abbiamo dei ragazzi molto giovani che devono crescere. Banda è un ragazzo che ha stupito tutti per la sua vitalità, per la sua generosità e anche per la sua capacità di attaccare la porta, però deve, come tutti, deve migliorare nella gestione della palla, nella finalizzazione dell'azione, nella chiusura, nella scelta. Però questo fa parte di un, perdonatemi se ritorno ancora, no, ma io come voi ascolto anche i miei colleghi, e se sento dire che bisogna dare fiducia a dei giovani pagati 25-30 milioni di euro, se permettete, anche noi dobbiamo dare fiducia a questi ragazzi che sono in crescita, hanno impattato bene questa categoria, ma c'è da lavorare tantissimo. Io sono convinto che presto anche queste situazioni saranno migliorate attraverso il lavoro. Pasquale Marzotta, Gazzetta dello Sport e Mondo Radio. Buongiorno mister. Buongiorno. L'impressione di domenica scorsa su Lecce, poi è stata accertata dai dati del fatto che abbia corso meno rispetto alle altre volte. Questo è dovuto ad una preparazione avuta nelle due settimane con la sosta per sprintare poi fino a fine novembre? E poi la seconda domanda, che effetto le fa presentarsi all'Olimpico con una squadra giovane e comunque dinamica, che l'ha dimostrato per gran parte di questo campionato, e comunque con uno Strefezza con numeri davvero interessanti neanche in fase realizzativa? Allora, guarda, tornando, è chiaro che noi avevamo due settimane da mettere dentro del lavoro, lo abbiamo fatto, abbiamo trovato una, non è che noi abbiamo corso meno, abbiamo trovato una squadra che ha corso, che è stata molto aggressiva, e come ho detto prima non è tanto nel volume ma tanto anche nella capacità di ripetere gli sprint, e noi siamo stati ad altezza, anzi forse un gradino superiore. Siamo mancati qualitativamente, cioè correre, abbiamo corso un pochino con poca qualità nel gesto tecnico, e questo ha messo, però tanto, come vi ho detto, questa è una squadra che, ora dire queste cose quando vai a affrontare la Roma non è facile, no, però è una squadra che su 8 partite è andata sotto 5 volte, ha sempre rimesso in piedi il risultato tranne con l'Inter, che doveva prendere gol all'ultimo minuto. Quando siamo andati in vantaggio abbiamo anche portato a casa il risultato, quindi ci sono tante cose positive, c'è anche tante cose da lavorare. Ripeto, è un campionato molto, molto difficile, però noi all'interno di questo dobbiamo essere tutti quanti, quando dico noi tutti dico voi che siete comunque degli addetti ai lavori che partecipano, no, a questo campionato,
i nostri tifosi come lo stanno facendo. Abbiamo una squadra molto giovane, abbiamo una squadra che per tante situazioni è stata costruita così, e io ne sono orgoglioso, noi dobbiamo essere tutti orgogliosi, andare anche a giocare contro questi colossi, contro queste grandi squadre, con la stessa convinzione, con l'entusiasmo, con la determinazione e la fiducia, anche perché occorrono questo a Roma, ma non solo a Roma, in questi grandi stadi, in questi grandi palcoscenici, contro questi grandi campioni, se vai accucciato ti sdraiano, ci devi andare in piedi, testa alta e andare forte, perché è l'unica cosa che li può mettere in difficoltà. Gabriel è un ragazzo che è in crescita, è consapevole, non deve accontentarsi, perché sarebbe l'errore più marchiano che uno potrebbe fare, deve continuare a lavorare, perché adesso lui si è calato dentro questo ruolo, lo sta facendo bene, ma non c'è solo lui, insomma, ecco, la squadra non è Strefezza, come non è Falcone, sono tutte un insieme di ragazzi che devono continuare ad avere equilibrio nelle due fasi, che è la cosa più importante, avere compattezza, distanze. Questo è quello che permette poi al singolo di trovare quelle condizioni per esaltarsi. Gabriele De Pandis, Calcio Lecce. Sì, mister, dalla Roma in poi ci saranno tanti impegni sulla carta molto probanti fino alla partita con la Sampdoria. Come pensa di agire in questo percorso, al di là ovviamente del fatto che bisogna pensare partita dopo partita? No, anzi, sono proprio queste le partite più belle. Noi non dobbiamo temere il calendario, come vi avevo detto all'inizio. Io non vedo in queste gare, è stata la dimostrazione anche le ultime partite, non ci sono partite più o meno abbordabili. Ci sono partite complicate che hanno le sue difficoltà, ognuna diversa dall'altra, noi dobbiamo affrontarle senza timore, con convinzione di quello che siamo e di ciò che vogliamo fare tutti insieme. Roberto Schipa, Totem Nord Salento. Durante la settimana si prepara la gara guardando anche soprattutto quello che fa l'avversario. Che tipo di Roma si aspetta? È una Roma che imporrà il suo gioco o che permetterà a Lecce anche di fare il suo? Questo, guarda, la Roma è una squadra, come ho detto prima, una squadra solida, una squadra che sta facendo bene, come ho detto, ha una fisicità pazzesca. Basta vedere le soluzioni che ha da palla inattiva, quello sarà sicuramente una difficoltà ancora in più, perché ha struttura, centimetri, a piede, ma questo lo sappiamo, l'abbiamo preparato, non dobbiamo temere questo, anzi noi con grande umiltà, con grande attenzione, con grande compattezza dobbiamo andare lì a fare una partita e mettere in difficoltà questi grandi campioni. Ci sono le ultime due domande, mister. Sì. Stefania Congedo e poi Elio Donno, prego. Sì. Di nuovo, mister, la Roma, i dati parlano di una squadra che ha realizzato il 40% dei gol di testa, questo è un dato che può in qualche maniera indicare una sua decisione sulla coppia di centrali da mettere in campo? E poi le voglio chiedere se potesse fare a meno la Roma di Celik, e se non sbaglio anche Pellegrini, non si sa se sarà disponibile o meno. Se potesse levare uno dalla squadra, Mourinho, chi leverebbe? Ma guarda, io lì devo dire la verità, io so che sarà una partita complicata, perché il fatto che loro vengano da una partita dove hanno speso tanto e che abbiano da qui a pochi giorni un'altra partita importante, forse anche determinante per loro, conoscendo Mourinho poi, che vuol vincere anche se gioca a tombola, è chiaro che la squadra, noi troveremo una squadra accesa, troveremo una squadra che ha grandi qualità, c'ha giocatori, c'ha cambi. Io non, scusatemi, ma non lo dico con grande rispetto, perché
se guardo loro perdo di vista l'obiettivo della mia squadra, quindi in questo momento noi dobbiamo pensare a noi. È chiaro che quelle valutazioni, come ha detto, sui centimetri saranno valutazioni importanti, però non devono essere nemmeno quelle cose che poi ti, perché se vai in campo con questo pensiero, poi alla fine noi dobbiamo essere pronti a attaccare la palla, a mettere difficoltà a loro, sapendo che sono grandi squadre che hanno grandi risorse e lo hanno dimostrato, lo dimostreranno in un campionato secondo me importante come farà la Roma. Però noi andiamo lì con grande convinzione, perché ci sono dei punti in palio e noi non siamo nelle condizioni per pensare a quella dopo. Elio Donno. Chiedo scusa se rompo la tradizione e intervengo di nuovo, sì, per tornare sul Roma-Lecce. Mister, il bilancio dei risultati, a parte quello della famosa vittoria con cui scucimmo lo scudetto alla Roma, il Lecce ha ottenuto due pareggi sul campo della Roma. Li ha ottenuti con due allenatori, uno Zeman, che era un ex, l'altro Mazzone, che amava la Roma e andò ad allenare la Roma. Marco Baroni cominciò il suo percorso di calciatore nella Roma, venne a Lecce e poi esplose. Che effetto le farebbe completare un trissi dell'ex a di dispetti sul campo dei romanisti? Allora guarda, è chiaro che, come detto, io sono arrivato a Roma proprio l'estate dopo che Lecce ha tolto lo scudetto dal petto, diciamo, ecco, perché in una partita rocambolesca che è inutile stare qui a ricordarla, no? Come è chiaro che ci teniamo tutti, io ci tengo, ma ci tengo principalmente a fare come ci teniamo la società, la squadra, a fare una partita importante, ecco, a lasciare, come ho detto ai ragazzi, andare a Roma rannicchiati e prendere 3-4 gol è facile per tutti, e andare a Roma e fare una partita, come ho detto, attenta, concentrata, determinata, è da squadra, e dobbiamo provare a fare questo, essere squadra anche nelle difficoltà, anzi sono proprio queste difficoltà, queste partite che ti alzano ancora di più, no, l'asticella, e noi dobbiamo essere pronti ad affrontarla. Ringraziamo mister Marco Baroni. Grazie a voi, ringraziamo, è stato un piacere a tutti. Crepi lupo, grazie.